Sono molto contento di ripartire con Linea Calcio, a maggior ragione dopo la vittoria netta per come è andata la partita, convincente per 2-0 degli azzurri di Conte sul campo del Milan. Molto molto cauti tutti a parlare di fuga. È vero, siamo tutti di ottimo umore perché ci sono 7 punti di vantaggio che potrebbero diventare 4 tra pochissimo, tra poco più di 12 minuti al Castellani, perché l'Inter è in vantaggio 2-0 e pertanto tempo è stato anche in superiorità numerica contro i toscani. La classifica va presa per quello che vale, è sicuramente una sorpresa, è una classifica sorprendente che fa sorridere, che raccoglie tanti buoni segnali emersi al terreno di gioco. Vincere a Milano, come dice Aurelio De Laurentiis, non è mai una cosa banale. Analizzeremo la prestazione di San Siro e cominceremo già questa sera a proiettarci verso domenica, quando a mezzogiorno e mezzo gli azzurri ospiteranno al Maradona la Atalanta di Gasperini. Buonasera e bentrovato a Paolo Del Genio. Ciao Ciao Paolo. Silver, buonasera a tutti. Buonasera a tutti e condivido la tua analisi subito che hai sottolineato che è assolutamente prematuro poter parlare di fuga, non perché l'Inter sta vincendo, anche se l'Inter era sotto avrei detto la stessa cosa, perché ora sarà più 4, domenica loro giocano col Venezia, noi con l'Atalanta, quindi io mi auguro che resti immutato il vantaggio, però è un vantaggio che a 28 giornate alla fine del campionato, parlare di fuga di Napoli favorito è veramente qualcosa di ridicolo che non so perché alcuni lo fanno. Per quanto riguarda invece il discorso di valutazione sul Napoli, a prescindere dalla classifica, non Ed è possiamo che arrivato anche essere. il terzo, È arrivato anche scusami il se ti terzo, sì. interrompo Paolo, di Lautaro, un errore in disimpegno dell'Empoli che provava ad impostare, lo si fa con troppa facilità dalle retrovie, palla persa e Lautaro ha avuto l'assist comodo per calciare e incrociare con il sinistro 3-0 dell'Inter-Empoli. Sì, dicevo che però il dato importante ora non è il più 4, il più 5, il più 7, perché è molto presto. Il dato importante è che noi aspettavamo risposte, l'abbiamo detto, no? Dopo tutte le vittorie con le piccole, con le Ecco. medio-piccole, aspettavamo risposte di personalità, ma io ero abbastanza convinto che il Napoli avesse la personalità, ma anche qualitative. E io ieri vorrei sottolineare, poi lo faremo Sì. passaggio per passaggio, che il Napoli non ha fatto per nulla una partita, come hanno detto molti, sulla falsariga delle altre. Ha fatto una partita diversa di qualità, di proposta offensiva. Poi qualcuno dice, però siamo stati in certi momenti bassi. Beh, è chiaro, passi in vantaggio col Milan, è C'è normale che il Milan ti l'avversario. attacca. Però la introduco subito, poi andiamo al telefono. Intanto l'errore è stato del portiere dell'Empoli che si è trovato sui piedi un pallone che probabilmente scottava e niente, frittata 3-0 dell'Inter al Castellani. Ti dicevo, pronti via, arriva subito il gol. Atteggiamento molto alto del Napoli, pronti Andando a via. recuperare un pallone in alto, Esatto, quello che ok. noi stiamo dicendo e Da quanto auspicando tempo? da un Da po' di tanto tempo, tempo. perché stando bassi, allora i due gol di ieri, se sei basso non li fai. È vero, è vero. Beh, arriva il gol di Lukaku con un'intuizione da Rachmani, Anguissa dentro per Lukaku, sportellata Pavlovic che era stato anche un po' ingenuo. Prima McTominay e Gilmour recuperano palla. Perfetto, perfetto. In fase di interdizione, da lì nasce Nasce l'azione, il l'azione. gol. Qualcuno dice, perché mi è capitato di leggere commenti dei tifosi, che sono quelli che ci stanno più a cuore, perché il Napoli che è incominciato così, quindi con un baricentro così alto, all'improvviso, no, all'improvviso, dopo il vantaggio, tireremo in barca e si mette da attendista ad No, aspettare il Milan. io non sono tanto d'accordo con chi ha ricostruito così la partita, perché il Milan ha fatto anche questo contro l'Inter. È una squadra votata all'offensiva, il suo limite è la fase difensiva, tant'è vero che noi abbiamo continuato a avere occasioni, però concedergli qualche cosa, concedergli anche un po' di campo, ieri era naturale, direi, non era una scelta tattica sulla quale si poteva discutere, come invece abbiamo discusso abbondantemente per Como, per Empoli, dove secondo me è stata una scelta di abbassarsi. Lecce. No, Lecce Lecce non è tanto, lontano. ma proprio per il Ieri sei Lecce. stato costretto dalla forza, dalla qualità dell'avversario e in alcuni momenti della partita l'hai fatto, ma nemmeno perennemente. A tratti l'hai dovuto fare, però abbiamo sempre dato la sensazione, anche sul 2-0, ho avuto sempre la sensazione che il Napoli potesse fare il terzo, perché ci è andato vicino molto spesso. Sì, è vero, è vero. E poi la risposta dei singoli, perché veramente ha risposto da orchestra il Napoli, tutti benissimo, con Tutti delle bene, sì. valutazioni molto molto alte a partire da Meret, per il quale poi ne parleremo, perché i temi sono tantissimi, ma aspettiamo che siate voi ad imbeccarci e imbeccare le nostre risposte. Però
guardate quanto fa bene e quanto frutta anche la competizione interna in tutti i ruoli, perché Caprile era stato eccezionale, aveva risposto molto bene quando chiamato in causa durante l'indisponibilità di Meret. Meret è ritornato con i galloni del titolare e anche ieri lo ha confermato. È stato la bella parata sul tiro di Leao, però quello che è questo, so che Meret le può fare quelle parate, però quell'uscita bassa su Musa, sull'unico errore di Buongiorno, lì è stato bravissimo ad accorciare subito. Andiamo al telefono, apriamo l'interazione. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera, buonasera ragazzi, buonasera Silve, buonasera Paolo. Ciao carissimo. Ma comunque passi l'Inter a Empoli, perché si sa, le grandi squadre difficilmente sbagliano due partite consecutive. E non ci interessa, perché l'unica cosa, il Napoli è forte, il Napoli quest'anno non deve vincere lo scudetto, deve competere per vincerlo, punto. Poi sinceramente a me, io sono un tipo che non guardo nemmeno le altre squadre, perché se tu sei superiore, sei più forte, fai come hai fatto ieri sera a Milano, cioè vai lì e dimostri la tua superiorità. Luigi, scusami se ti interrompo, ma lo faccio perché mi piace molto questo passaggio e mi hai anticipato, perché io sto continuando a sentire anche ieri la tiritera del post partita, ti nascondi, non ti nascondi, vi nascondete. Ma non è nascondersi. Non è nascondersi. Conte è stato molto chiaro, ha detto noi giochiamo e vorremmo vincerle tutte quante. Per me si va in campo e si prova a fare il massimo. È ovvio, Paolo, che se vai in campo, quando vai in campo, vai sempre per vincere. Ma è normale, cioè, ma lo fanno tutti, figurati se non deve fare una squadra attrezzata come il Napoli. Però ci sono gli avversari nelle singole partite e ci sono le avversarie, c'è l'avversaria favorita che è la squadra che, come ha detto molto bene Luigi, ha detto molto bene quando ha detto io ero molto, diciamo, pessimista, non ci mettevo grandi speranze oggi, perché se l'Inter aveva vinto con la Juventus, una speranzella su un passo falso oggi era più accreditabile. Ma dopo che fai 4-4 facendoti rimontare così, alzi l'attenzione, sei superiore, sono andati a Empoli e hanno vinto. Ma poi c'è pure l'episodio giusto dell'espulsione del calciatore dell'Empoli. Allora, però l'approccio mi era piaciuto, ho visto l'inizio, Luigi, l'approccio mi era piaciuto, da tutta nella metà campo dell'Empoli. È una grande squadra, inutile che ora è la favorita per lo scudetto, punto. Cioè, non c'è nulla da guardate solo per ricordarvelo, ma non ce ne sarebbe nemmeno bisogno. La Juventus ha reagito, ha giocato secondo me una buona partita, ha avuto un'ottima reazione, ma c'è stato il rischio potesse finire 5-6-2. Esattamente in goleada a favore dell'Inter, sì. Cioè, non ci si limiti solo a vedere il risultato, perché nella prestazione l'Inter, anche con la Juventus, con un paio di disattenzioni, un po' di leggerezza, perché hanno questo, guarda, quest'anno sono forti uguale all'anno scorso, se non di più. Secondo me l'Inter sul 4-2 forse era convinta di aver questo vinto è il punto, la partita. Questo è il punto. Sono forti secondo me come l'anno scorso, Luigi. Luigi, sono forti come l'anno scorso, forse addirittura di più, perché hanno inserito altri giocatori validi, però possono avere questo handicap per ora, quello lì della presunzione, così. Siamo troppo forti, qualche volta si rilassano e perdono qualche punticino per strada, e poi andando avanti potrebbero avere la difficoltà dell'usura di alcuni giocatori importanti contestualmente con la Champions. Queste sono le nostre speranze. Luigi, ti saluto se non hai altro da aggiungere. No, vabbè, la competizione è una cosa che è mancata purtroppo a Napoli l'anno scorso, perché vedi, inserendo i Gilmour, i McTominay e vari, gli Anguissa e i Lobos, che qualcun altro è tornato sui livelli propri, sui livelli che gli competono, perché fino a che parliamo di competizione sana. Mi è piaciuto questo aggettivo, ti saluto, sana, affinché possa essere fino alla fine della stagione di questo campionato molto equilibrato sano il confronto. Guarda che Gilmour, se non ricordo male, Silver, è arrivato uno degli ultimi giorni di mercato, cioè se ne parlava, poi ti ricorderai che uscì la notizia che loro si era fatto male un giocatore, quindi che dovevano quindi non lo avrebbero più ceduto. Ti ricordi, perché poi l'ha spiegato anche Conte, cioè a Conte dalla società è stato detto ma ti è arrivato McTominay, siamo a lascia posto, stare Gilmour. E invece aveva ragione Conte, ragazzi, perché Gilmour serviva, perché oggi abbiamo visto che livello di prestazioni può fare, e io continuo a dire, poi mi ha fatto piacere che l'ha detto pure Conte, che li potremmo vedere anche insieme, secondo me, se
senza nulla togliere anche Sam McTominay, però una rotazione qualche volta li possiamo vedere insieme, quando li vediamo insieme il pallone viaggia, che è una guarda bellezza che secondo me. È un momento, Paolo, poi torniamo al telefono, con la preghiera che si possa essere tutti velocissimi, voi naturalmente, anche noi nelle risposte. È un momento in cui stanno girando a mille tutti lì in mezzo, nel senso che Lobotka è l'unico che non... Io lo metto avanti pure io. E lo metto avanti, però guardo il rendimento e i giri del motore di McTominay, perché quello che fa in occasione del raddoppio di Kvaratskhelia e poi tutti i palloni recuperati, le ripartenze. Ieri è mancato un po' un suo pezzo forte nella conclusione, però ha fatto una grande partita. Ha fatto una grandissima partita, anche per gli altri. Anguissà, ragazzi, Anguissà ha giocato con il Lecce e ieri a livelli veramente molto, mi sembra il migliore Anguissà, cioè quello delle partite migliori dell'anno dello scudetto. E sono quattro titolari per tre maglie. Esattamente. Poi Folo Ruscio, chiaro, gli altri un pizzico dietro, però per tre maglie ci sono quattro titolari, anche se poi qui dovremmo fare un discorso tattico un po' complesso, perché poi, come ricorderai, lui McTominay lo vede anche come possibile alternativa a McTominay, vede anche Raspadori. Però io parlavo proprio, diciamo, di centrocampisti, ecco. E McTominay è un centrocampista. Poi gioca più avanti. Esatto, è un po' qualche incongruenza e un po' di confusione sulle indicazioni di Conte, la si è fatta anche lunedì sera nel corso del talk, perché è naturale che se Conte dice che Raspadori lo vede come alternativa di McTominay, non lo intende come centrocampista. Uguali. Ah no, quando McTominay è impiegato più avanti. E cioè, infatti ieri, per esempio, in partita tipo quella di ieri, questo dualismo che già non è che ci sta tanto, cioè ci sta nel senso che possono giocare tutti e due nel 4-2-3-1, però in partita come quella di ieri non è proponibile. Infatti è rimasto fuori. Al telefono, pronto? Buonasera Silver, buonasera Paolo. Ciao Salvatore. Complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora io sono quello che disse dopo Napoli-Palermo che ebbe quella sensazione che Napoli non avrebbe più perso punti con le squadre medio-piccole. Adesso siamo andati un pochettino avanti vincendo ieri con una squadra forte che è Milan. Io ho visto, allora, quest'anno la fisionomia del Napoli rispetto agli anni scorsi è cambiata. Allora, il Napoli non è più una squadra di palleggio, il Napoli è una squadra solida, fisica quest'anno, completamente diverso dal Napoli di Sarri, dal Napoli di Spalletti e anche nell'interpretazione dei giocatori, dove noi, anche io ascolto i social che dicono che magari si pensano che McTominay possa assomigliare a Zielinski, no, ma non è tutta niente. Un'altra pasta, è tutta un'altra cosa. Quest'anno siamo solidi e fisici, quindi è un calcio completamente diverso. Io vedo migliorato molto Oliveira. E poi una domanda che voglio fare a Paolo. Sì. Paolo, come mai andava a fare la prima pressione insieme a Lukaku Anguissà, che io non ho mai visto prima d'ora? Bravo, bella domanda. Anguissà perché andava lui. Infatti, sì, infatti. È bravissimo. Bella domanda, ti rispondo, ti saluto. Ciao Salvatore, ciao, grazie. Ciao. Allora, quando loro escono, hanno quattro difensori, no? Sì. Diciamo che Politano va su Terracciano, Kvaratskhelia va su Emerson Royal, no? Poi c'hanno i due centrali, Ciao e Pavlovic. Su Ciao ci va Lukaku, deve salire assolutamente una mezzala. Giocando noi a tre ieri, visto che Lukaku andava su quello di centrodestra, doveva salire il nostro centrodestra, che era Anguissà, quindi doveva andare a accoppiarsi lui. Perché McTominay era dall'altra parte. Sì, spero di aver spiegato. Bravissimo Salvatore, perché questa era una delle cose che ti volevo, sottoporre alla tua attenzione. Poi dopo puoi rinunciare e non andarla a prendere. Invece io ho delle mie fisse di come mi modo di vedere il calcio. 0-0. Primo minuto ho detto bravo Conte, vado. Perché ho visto che Anguissà, mi fa molto piacere questa domanda perché posso svelare quello che nessuno ha visto. Cioè io che guardando la partita al primo minuto ho detto a chi guardava la partita con me: bravo mister, Anguissà sta andando a prendere subito il centrale. E da lì è nato il gol. E nascono i gol così. Sì. Nascono i gol. E cambia, perché ha forzato il passaggio, McTominay ha intercettato. Rachmani gli ha dato poi siamo palla. Andati dietro, Gilmour lucido non ha visto la giocata scaricata su Rachmani. Rachmani è andato a darla ad Anguissà, lì eravamo con i quattro, Politano, Anguissà, McTominay, Kvaratskhelia, dietro Lukaku. E il Milan era...
in una transizione negativa non si era ricomposto, c'era un po' di spazio. Poi Pavlovic è stato ottimista, ha pensato di poter... Ora gli do una spallata. Di una spallata, quello che ha preso la persona sbagliata. L'ha subita. E poi torneremo anche su Lukaku, perché, ragazzi, non ditemi niente, ma io porto avanti dall'inizio dell'anno, voi perché ho questo amore folle per il centravanti, quello classico. Fisico, classico. Poi Lukaku ci mette anche il fatto di essere giocatore, perché un gol come quello di ieri, il movimento, come protegge il pallone, come calcia, perché ha una facilità di calcio, sì, freddo, è veramente un giocatore che può spostare. E devo dire, avevamo preso... Oggi facevo una domanda a un tifoso, la faccio a te. Vai. Faccio una domanda a te, perché dice Lukaku deve crescere. È chiaro, dopo Empoli e Como siamo stati i primi a criticare la prestazione di Lukaku. Quello di ieri sera ci accontentiamo? Quello di ieri col Milan. A me è piaciuto tantissimo. Mi accontenterei pure quello di ieri sera. So che può crescere, però quello di ieri sera va bene. Ma anche io, assolutamente sì, assolutamente sì. E devo dirti, Paolo, preannunciavamo anche il gran duello con Morata. E anche Morata ha fatto una grande partita. Veramente un giocatore che per i suoi trascorsi diversissimo, però c'è sempre. Cioè è veramente, sai, uno di quelli... Insieme sarebbero stati una grande coppia. Una grandissima, devi giocare a due. Sì, devi giocare con a due punte. È una coppia competitiva con il Lautaro, Thuram, fortissima, ecco. Coppia dell'Inter. Competitiva perché si integravano bene, caratteristiche diverse. Del resto poi Lukaku con Lautaro ci ha fatto una coppia fenomenale. No? È vero, è vero. Sempre più primi, così i colleghi e gli amici del Roma, con Salvatore Cagliazza che è responsabile delle pagine sportive del quotidiano più antico della nostra città. L'Inter continua ad attaccare, manca un minutino forse. Tanto di meno, dicevo che il Venezia ha ribaltato 3-2, sì, da 2-0 3-2, e questo è un grande risultato per il Venezia in chiave salvezza. È finita intanto al Castellani, l'Inter ha vinto 3-0. Andiamo al telefono. Pronto? Buonasera. Ciao Luigi, buonasera. Forza Napoli, complimenti a tutti e due, Silvetto e Paolo. Grazie, grazie. Volevo dire una sola cosa. Io sto guardando la partita dell'Inter, poi l'ho cambiata per seguire voi. Sì, non male, bravo. Ottimo. Sempre. Però voglio fare una cosa. L'espulsione è giusta. Sì. Però ho visto che l'arbitro aveva cacciato il cartellino giallo. Esatto. Al VAR subito l'hanno chiamato per dire perché. Vabbè, non sì. So. Sì, Politano invece in area di rigore che è stato colpito con una testata, nessuno l'aveva visto al bar. Quale? Stavano prendendo il caffè con il Lecce. Ah, Politano è tornato banda, a Politano. Banda su Politano. Sì, banda Politano, sì. Esatto. Nessuno l'aveva visto. Nessuno ha avuto la cosa. Sì, però però Luigi, noi non possiamo chiedere di sbagliare di nuovo. Cioè, perché hanno sbagliato con noi, oggi non hanno sbagliato. No, assolutamente, è sacrosante. È sacrosante. Però io sto notando una cosa, che ormai gli altri su di noi non si fanno passare niente liscio. Subito ammonizione, poi i nostri attaccanti vengono massacrati dai difensori avversari e non succede niente. Questo non è giusto. Grazie. La società si deve far sentire. Sono comunque. Complimenti a voi e forza Napoli. Un abbraccio, ciao, un abbraccio, ciao, Luigi. Ciao, sai ciao, per me cosa resta? Ciao. Mistero. A parte il fatto che, te lo confesso, volutamente, spesso non seguo i programmi televisivi di approfondimento e i post partita. Questa è una brutta notizia. Perché stiamo facendo io e te una trasmissione sportiva e siamo due che non seguiamo le altre trasmissioni sportive. È male, siamo andati. Vabbè, forse è meglio. No, però ti confesso. Perché? Perché se hai qualche dubbio, se c'è un dubbio, dopo aver ascoltato, i dubbi si moltiplicano. Io sono stanco di sentirmi dire, sono stanco di ascoltare le interpretazioni variegate del regolamento che dovrebbe essere uno e diventa trino, sì, a seconda di chi c'è in campo. Ad esempio la storia del non si può intervenire, il VAR non può intervenire perché si ritiene che l'arbitro da quella posizione abbia valutato, sia certo di quello che ha valutato. Allora io vedo banda che butta per aria Politano. Da Livorno, un amico da Livorno ci manda il frame di Tremolada che probabilmente è anche coperto in pallata. Ci sta. E il guardaline che c'è. Il VAR c'è, il guardaline c'è tutto. Il problema è risolto con il VAR. Sì, questo quando si gioca i campionati che abbiamo fatto noi, promozione intersociale, l'arbitro sta lui solo, poverino, è coperto, capiamo che non ha visto una cosa.
qua ci sta tutto, c'è il guardia, lì c'è il quarto uomo, c'è la tecnologia. La seconda storia, Paolo. Eh no, non si può. Una volta che c'è il cartellino o senza, non si può. Non si può. Ma io odio i non si può. Voglio quando, capire cose non perché. Si può, io li ho. Io stamattina, tu sai, c'è una grande passione per il basket. E mentre mi vedo le partite di basket NBA per rilassarmi e mi sono innervosito. Tu dici, ma perché non stai calmo almeno quando guardi le partite? Perché mi sono innervosito, sai perché? Sì, perché ho visto una cosa che mi piace troppo e non capisco perché non si può fare nel calcio. Quando l'ho detta, vabbè, ma del genio, mo stai esagerando. Gli arbitri che vanno lì vicino al microfono ti fanno una spiegazione, che io manco capisco perché l'inglese non lo parlo, però ti fanno una spiegazione quando c'è il traduttore, il telecronista, ti spiegano perché hanno fischiato un fallo, perché hanno cambiato una decisione, col challenge chiesto dalla panchina, loro vanno là, lo vedono, monitor, guardano, cambiano, la comunicano al pubblico presente e la vedono tutti i telespettatori. Ma è troppo bella. Trasparenza, chiarezza. È troppo bella e non capisco... Perché? Perché no, i perché no me li devono, perché no era una grande canzone di Lucio Battisti. Sì, ma guarda che i perché no oggi sono in difficoltà, perché i perché no dovranno spiegare invece il perché del perché sì. Il perché sì è così diffuso. Oggi i vertici sì, della Lega, esatto. Della Lega Calcio, i vertici del CONI sono tutti per il challenge, sono tutti per un aumento della trasparenza. Allora, fin quando lo dice quel giornalista di Tre Lire, non mi ricordo il nome, come Paolo, come si chiama? Lo conosci Paolo? No. Di 3-4 lire, un giornalistetto di 4 soldi, e si può pure fare un po' di ironia su quando lo dice Paolo del genere. Però cacchio, me l'hanno detto Casini, presidente della Lega. Malagò è Malagò. Una sua battaglia. Non sto aspettando Gravina, di Gravina mi fido tanto che si allinei. Gravina è attentissimo al brand, perché c'è il brand da tutelare. Intanto la Juventus questa sera affronta il Parma, la Juventus sta svolgendo il riscaldamento, calcio d'inizio alle 20:45, ed è una partita che seguiremo con grande attenzione. Perché, devo dirti la verità, amiamo il calcio, non per altro, la Juventus comunque è una squadra forte. Come no? L'impressione che ho avuto a San Siro, c'è stato un pizzico di fortuna, perché se l'Inter fa 5 gol, 6 gol, nessuno può dire niente. È una brutta botta. Però la Juventus è stata lì. È forte, c'è l'allenatore bravo. E c'è una prospettiva, mi auguro che non sia così, ma c'è la prospettiva di miglioramento, perché tutti i soldi che hanno speso, che sono mentre a noi... Lukaku ha fatto già 4 gol e 4 assist, McTominay si è inserito, Wilmut si è inserito, Buongiorno sta andando alla grande. Allora, Kupo Miners ancora deve iniziare, Douglas Luiz non si sa se si inserisce o no, Thuram non fa sempre il titolare, Nico Gonzalez è fuori, cioè tutti questi soldi che hanno speso saranno un flop per tutto l'anno o poi entreranno in scena e faranno crescere il tasso qualitativo di questa squadra? No, questo perché ti ho portato sulla Juventus, lo estendiamo, poi vado al telefono, sempre per il famoso gioco dei favoriti. Io vedo un campionato molto equilibrato e prevedo una corsa con Inter, Juventus e attenzione all'Atalanta, perché sì, domenica sarà un test molto indicativo con l'Atalanta, che ho visto 2 o 3 volte, ed è una squadra che può diventare devastante. Ricordi la settimana scorsa abbiamo detto che le prime 10 giornate non emettono verdetti sulle vincitrici, ma possono emettere verdetti su quelle che si autoeliminano. La Roma, meno di miracoli, è fuori da qualsiasi possibile discorso scudetto. Il Milan è molto coinvolgibile nel discorso Champions, per carità, ma nel discorso scudetto incomincia a fare un po' di fatica, non perché ha perso un po' di punti, ma proprio perché non ti dà quella dimostrazione di solidità. Quindi sono d'accordo con te che in questo momento le 4 candidate alla Champions, diciamo, ma non so chi di queste è candidata pure allo scudetto, ma alla qualificazione Champions sono queste qui. Noi, grande Conte, perché era difficile pensare che lo diventassimo subito, e poi le altre idee chi sono? La Juve, che l'anno scorso è arrivata terza, ha vinto la Coppa Italia e ha speso 180 milioni. L'Atalanta, chi è l'Atalanta? Quella che l'anno scorso ha vinto l'Europa League. E l'Inter, quella che l'anno scorso ha dominato il campionato. Sì, 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 è così. Al telefono, pronto? Pronto? Sì. Salve, sono Salvatore da Napoli. Ciao Salvatore, vai pure. Salve, io volevo fare delle considerazioni. Cioè, ieri sera il Napoli mi ha dato l'impressione, rispetto alla Juve, di essere più convinti. Cioè, a me è stata l'impressione che a Torino si sono quasi accontentati, sta bene, anche un punto, invece ieri sera no. Quindi ho visto questa maturazione da parte della squadra, dei giocatori. E poi questo è un anno in cui io vedo, non sono uno di quelli che
ce la capisco sinceramente, però devo ammettere che quest'anno sta giocando alla grande. Sì, ieri sera Oliveira, rispetto ai soliti nomi che facciamo sempre, che giocano alla grande, ieri sera Oliveira secondo me è stato sublime. Grande partita, hai ragione. Sì, e quindi io vedo tutte queste cose, questa maglia. Quindi, per esempio, su Oliveira, noi abbiamo fatto qualche volta il discorso di quel ruolo, no? Dice Spinazzola, sì, non convince, Oliveira ancora, però adesso con le risposte che sta dando Oliveira si delineano, sì, i ruoli, le gerarchie. No, forse dico non c'è la necessità di intervenire, anche se si parla tanto di Stodorgo, che è un giocatore fortissimo, molto forte. Sì, diciamo che questo qua non è il vero Spinazzola, perché Spinazzola, che ricordo io, era un grossissimo giocatore. Quindi, guarda, Spinazzola, se Oliveira fa il titolare, ti deve dare una mano. Diciamo la speranza iniziale di Conte di avere Spinazzola come quinto, perché all'inizio Napoli doveva giocare a tre come quinto, sì, titolare, secondo me lì è stato un po' ottimista Conte, devo dire la verità, alla luce questo di quello, sì, che era successo negli ultimi anni. Vai questo a completare, sì, Salvatore. No, poi volevo dirvi giusto volevo dire giusto una battuta. Secondo voi Zerbin cosa ha pensato dell'arbitro che non lo faceva entrare? Va bene, grazie, salve, ciao, grazie per aver chiamato. Ieri sera io ho dato 8 a Conte, no? Per tanti motivi tattici, di mentalità, lo sappiamo che gliel'ha data la squadra, ma anche per queste cose piccole che sembrano piccole ma non sono piccole. È vero, Zerbin e coinvolgimento dentro. Non siete venuti a farvi la gita a Milano, siete state nel gruppo. È vero, è vero. Ecco. Hai visto come è entrato Folorunjo? Folorunjo ha fatto quella scivolata. Simeone prima, Simeone, sì, si è dannato, ma è caratteristico del giocatore, ma Folorunjo è andato in scivolata, sì, a rincorso. Zerbin non ha avuto tempo, nel senso che non ha avuto proprio occasione perché non si è giocato dalla parte sua, ma nessuno si tira indietro perché in questo Conte è il numero uno, è il numero uno nel tirare, guarda, fuori il massimo. Guarda cosa dice: questo è uno dei migliori gruppi che ho allenato in carriera. Ma sì, allora è vero, si tira, è un bel gruppo, però lui su questo bisogna fargli solo i complimenti. Fenomeno. È bravo singolarmente a creare uno stato d'animo che poi determina la fusione, quindi il gruppo. È così, perché se tu parli sempre al gruppo non arrivi diretto alle persone, ogni tanto col quattro occhi tiri fuori poi il massimo dai singoli giocatori e anche da quelli che sono sottoutilizzati, no? Che è una cosa più difficile di coinvolgerli. Allora, siamo in diretta naturalmente su tutte le piattaforme social, Facebook con una notevole affluenza, così come YouTube altissima, così come sul canale YouTube di Canale 8, scusate la ripetizione, che è in crescita, e poi di volta in volta, di tanto in tanto, estratti sulla pagina Instagram e sulla pagina TikTok. Allora, ci fermiamo, break pubblicitario, c'è già un amico al telefono e di rientro leggerò anche i messaggi che sono arrivati qui sulla pagina di Facebook, sono diversi. A tra pochissimo. Eccoci qui, rientriamo in diretta, sono le 20:36 minuti, stiamo facendo Linea Calcio come sempre con Paolo Del Genio e in diretta su tutte le piattaforme social. Tra 9 minuti scenderà in campo la Juventus contro il Parma, nella giornata che ha rilanciato, non che si fosse fermata, l'Inter, ma vincere 3-0 nettamente ad Empoli ci sta per una formazione così forte. Vittoria in rimonta pesantissima in chiave salvezza per il Venezia, sì, che ha ribaltato l'Udinese che era stato in doppio vantaggio. Allora andiamo al telefono, chi c'è? Pronto? Sì. Ciao Silvia, sono Biagio. Ciao Biagio, ciao, ben Paolo. Trovato. Ciao. Ciao, ciao Biagio. Paolo, ho visto la difficoltà di ricordare quel cognome, se vuoi ti aiuto, per quel giornalaio. No, non ho capito. No, quel giornalista piccolo piccolo. Ti ho visto in difficoltà per il cognome, quindi vuoi ti aiuto io? Ah, sì, parlavo, sì, no, sì, sì. Vuoi che eviti? No, dillo. Che è Giuliani? Chi è? No, vedi perché non glielo volevo fare dire, non aveva colto. Stavo parlando di me, stavo scherzando, parlavo di me. Ah, mi piaceva. Vabbè, siccome ogni tanto su YouTube lo seguo, giusto per vedere quante ne dite, no? A me piace. Ma Giuliani o Ziliani? Perché Ziliani, perché le vocali a volte sono determinanti. Io mi confondo con il cognome. Ma io Juventino.
Vabbè, vabbè. Ti dico solo che Zigliani è uno dei più grandi giornalisti del panorama italiano. È il cognome che mi frega. No, no, vabbè, vabbè. Poi sono tutti bravi, non voglio entrare. Sono tutti bravi, però diciamo che uno fa una cosa particolare, l'altro nemmeno lo conosco. Uno fa una cosa particolare, che Paolo Zigliani fa una cosa particolare, dice tutto quello che si può dire e lo dice da uno che c'è stato dentro. Esatto. E quindi non ho capito, ma sì, ho capito che poi quelli lì che vogliono diminuire i suoi interventi dicono perché lui c'ha rancore verso quello, verso questo. Intanto andate, io dico sempre che andate nella sostanza, sta dicendo c'avrà rancore, c'avrà rancore, non c'avrà rancore, ma sta dicendo verità o bugie? Sta dicendo verità. È grossa verità. Vabbè, vai Biagio. Lasciamo perdere su particolare, non ci interessa. Parliamo della partita di ieri. Io ti dico che per la prima volta dopo un anno ho guardato la partita con una tranquillità incredibile e consapevole che il Napoli non avesse perso. Avevo visto, vinto però, pure? Sì, lo speravo sicuramente. No, dopo il 2-0 dico. No, io dico dall'inizio. Quindi io dall'inizio eri tranquillo dall'inizio? Assolutamente, ero convinto che il Napoli non avesse perso. Non avrebbe perso. A vincere... E lo speravo, però che non avesse perso, ero sicuro. Bene. Però poi tutto quello che ho sentito sulle mancanze di calciatori, che non aveva il Milan, ma noi tutti cinque non mettevano insieme la mancanza di Lobotka, però parliamo chiaro. Vabbè, anche se Gilmour, noi l'abbiamo dato il suggerimento. Noi l'abbiamo dato il suggerimento prima di non seguire alcune trasmissioni. Poi se ci volete stare a sentire, dite che ci volete tanto bene, che ci stimate tanto. Noi ve l'abbiamo dato sto suggerimento. E allora ti do io un altro consiglio, Paolo. Vai. Scusami, se vuoi che io serva solo te, devi lavorare fino alle 6 di notte. No, vabbè, ci sono anche le repliche. Ieri sera veramente ho finito all'una, però, però al di là di questo, io sto scherzando. Figurati, se abbiamo il potere di fare diminuire gli ascolti di trasmissioni così importanti, figurati. Però dico, e già lo fate, guardiamole con la consapevolezza di quello che stiamo guardando. Assolutamente, io parto dal principio che sto guardando una trasmissione che oltre a essere anti-Napoli, però mi diverto anche, sai perché in certe trasmissioni litigano le tre grandi, litigano, si offendono completamente, tutti e tre, Juve, Milan, Inter. Devi sapere una volta da questi studi, una volta da questi studi, questo ci sarà la notte dei tempi, si collegava il canale 8, si collegava al processo di Biscardi. E io, anche se all'epoca non lavoravo per Canale 8, Biscardi diceva fate venire del genere, quindi intervenni qualche volta. Una volta io commisi un errore, una provocazione delle mie che suscitò una ribellione totale, perché litigavano fra di loro. Io dissi, ma come litigate fra tifosi di Juve, Inter e Milan? Ma ai nostri occhi siete la stessa cosa. È successo l'inferno. Mi volevano ammazzare. Poi tu devi sapere che io oltre alla partita ieri ho seguito dopo, poi... Praticamente voi finite, no? E io, siccome l'adrenalina era salita a 1000 per la partita, perché la sento, sono malato. E neanche che stavi tranquillo, però. Dopo, però. Tranquillo, scherzo, quando è malato, quando è malato. Hai ragione, stessa cosa io. E allora che cosa succede? Mi metto su YouTube e mi guardo tutti i video che fanno gli altri, quelli del Milan, Inter, Juve, Roma. E praticamente si sono fatte le tre stanotte. Ma ti dico la verità, è il dopo partite che mi diverte tantissimo in queste occasioni, mi diverte un mondo, costume, quindi ti godo tanto. Biagio, però aspetta, ora vorrei tu ti riposassi, cioè hai scaricato l'adrenalina, goditi la serata, goditi il Napoli primo in classifica e sbircia anche la partita che sta per incominciare. E guardiamoci giallo bruce. No, scusami, dimmi. No, ti dico subito, io sono un amante del calcio totale. Bene. Però ho un attimo messo la partita dell'Inter, era 0-0 al primo tempo, sono rientrato a casa proprio per la vostra trasmissione e ho acceso la TV, ho accennato la TV 0-0 e ho cominciato a guardare la partita con la speranza che anche in 10 tempo li potesse fare un gol. Al primo gol sono tornato in cucina e mi sono messo vicino a mia moglie. Hai fatto bene. Quindi nel momento in cui io dovessi guardare stare Juve Parma, che è insignificante, la partita di Juve, al primo gol
Non mi diverto più. Allora, siccome io sono tifoso di 19 squadre quando giocano contro la Juve, oppure 19 che giocano contro l'Inter, oppure 19 che giocano contro il Milan. Tutte quelle che giocano contro... Bravissimo, come dobbiamo fare noi tifosi del Napoli? Sono al di là. Allora io preferisco guardare la vostra trasmissione. Hai fatto bene, fai bene. No, ma dicevamo dopo, appena finisce la nostra trasmissione. Biagio, devo salutarti. Grazie. Scusa Silver, sì. Ma non c'è il giovedì di Napoli, no? Non lo fai, no? No. Per ora c'è, solo ne parliamo il lunedì. Però il giovedì, io una mezza idea sul giovedì. Qualche cosa l'avrei, può venire fuori, dai. L'avrei. Vabbè. Ti ringrazio, okay. E ti saluto. Ciao Biagio, grazie. Voi, ragazzi, grazie. Serata, grazie. Goditi la serata. Scorrono le formazioni. Cambiasso, Gatti, Danilo, Caval, Locatelli Turam. Con Sensao, McKennie, UEA naturalmente alle spalle di Vlahovic, e dietro il portiere è Di Gregorio. Questo 4-2-3-1 che propone la Juventus di Thiago Motta. C'è stato un abbraccio, stretta di mano con un campano ed ex Juventus come Pecchia. Qualche messaggio, poi torno al telefono perché vi chiedo scusa se ho trascurato i nostri utenti Facebook. Allora, ieri sera vittoria di personalità e autorevolezza, scrive Stefano Carini. Olivera super, sì, ne abbiamo parlato. Roberto, messaggio per i puristi del calcio: la partita di ieri ha dimostrato che Conte gestisce al meglio le sue risorse. Lukaku segna un gol strepitoso e se ne mangia uno stellare. Kvara, cosa deve dimostrare di più? Il bel calcio è questo. Ecco, volevo arrivare a Kvaraschelia finalmente. Paolo, posso dirti una cosa? Ieri io ho goduto, a parte per la vittoria, a parte per i tre punti, a parte per la bella partita, perché il Milan ha fatto la sua partita e il Napoli l'ha ammanzito, a un certo punto l'ha incartato, ma perché avevo ascoltato tante di quelle cavolate su Lukaku, su Kvaraschelia, che è triste, che ha il muso lungo, no, basta guardarlo in faccia, è triste, che non rende perché pensa al rinnovo. È perché io, per esempio, se Kvaraschelia non gioca bene o Lukaku non gioca bene, io per mia deformazione professionale cerco di trovare una motivazione tecnico-tattica più che altro. Quindi non guardi se è triste. Non so, bravo a queste cose qua. non ho fatto studi da psicologo, poi so che gli studi da psicologo non prevedono le capacità di individuare senza confronto e a distanza lo stato mentale delle persone. Non mi pare possibile, quindi mi sembra un po' velleitaria come capacità. No, però dobbiamo essere seri. Cioè, bisogna essere seri, perché poi invece la partita la vediamo, è una fesseria, la possiamo dire, ha sbagliato un controllo, ha sbagliato una scelta, ha sbagliato un passaggio, non mi è parso brillante, queste fesserie qua le possiamo dire, perché comunque l'abbiamo vista la partita, le analisi psicoanalitiche mi sembrano un poco azzardate, mi sembra eccessivo. Va bene, comunque è stata una bella soddisfazione ieri sera. Al telefono, pronto? Buonasera, sono il signor Vincenzo Esposito, chiamo da Fragola. Carissimo, ciao. Carissimo. Sono un grandissimo tifoso del Napoli, sì. Buonasera a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. È tutto, anche a Paolo, a te, e voglio fare un augurio al nostro grande Maradona da oggi. Sì, me l'hanno scritto anche degli amici, l'avremmo fatto sicuramente, anche se me lo scrive Renato Vaia. Certo, ma Diego, io veramente Diego lo ricordo tutti i giorni, visto, poi oggi è una giornata particolare, che la sua data di nascita. Infatti, ho visto delle trasmissioni al canale, ho visto dei filmati dove sta il murales, ma una bellissima festa nei quartieri, hanno fatto una cosa straordinaria. Ritornando alla partita di ieri, sì. Voglio fare un complimento a tutta la squadra, alla dirigenza, ai nostri grandi tifosi che vanno, a volte vengono sempre criticati, eccetera eccetera. E poi un'altra cosa, mi soffermo, perché a volte io mi arrabbio, come ha detto anche il signore di prima, sentendo le altre trasmissioni, canale TV7, diciamo, parlano sempre delle stesse squadre. Del Napoli non si parla mai, né Italia 1 né gli altri canali possibili che ci stanno, e poi lo criticano. I Napoli hanno detto che ha giocato fino adesso partite facili e compromesse. Partite facili no, perché con l'Empoli e con Lecce si è visto, hanno faticato per vincere da noi,
però ieri meritatamente abbiamo vinto una grande partita. Sì. Poi vedo Empoli-Inter, dopo 30 minuti l'Empoli gioca in 10 uomini e lo manca l'Inter al secondo tempo di Laga. Sì, vabbè, ma ci sta. L'espulsione era giusta. A me mi fa rabbia questa, a me, come il fatto di rigore di Politano con lui è stato dato. Ah, quello è un altro discorso, sì. E poi ci stava Abisso al VAR domenica scorsa. Parma in vantaggio, bellissimo, era stato un grande inizio, già Bonny aveva sfiorato il vantaggio. Parma, c'era Abisso al VAR che ha dato il rigore a Empoli. Sì, ma... Va bene, Vincenzo, ti ringrazio, raccogliamo tutto Forza quello che Napoli, dici. Napoli, ciao. Sempre, ovunque e dovunque. Del Prato? Il portiere. Il portiere del Maradona. Grazie Vincenzo, un abbraccio forte, ciao. Partenza al fulmicotone del Parma, che ha un problema serio, almeno finora. Dura 60 minuti, poi... Attenzione però, Silver. Mi preoccupa un po' la posizione di Balog, credo, che dà l'assist del Prato. Vediamo... non si vede bene, però mi preoccupa un po', vediamo. Guarda, ti dico che se anche di un millimetro lo annullano. Vediamo. Vabbè, cioè, il Parma è iniziato con grande coraggio, questo possiamo dirlo. Sì, è vero, perché aveva già sfiorato il vantaggio con Bonny. Sta aspettando l'arbitro, perché è stato verificato. Non chi ha segnato, ma chi ha dato l'assist, chi ha fornito l'assist in una posizione sospetta. Certo, sto del Prato non è fortunatissimo. Vediamo un po'. Mi pare che l'hanno dato. È gol, perché dice di consegnare il pallone. O sì, no? Mi pare di sì. Vediamo che succede. Vediamo un po'. No, c'è il fischietto in bocca, vediamo. Si gioca. Il Parma è in vantaggio. Il Parma è in vantaggio a Torino sulla Juventus in virtù di un grande inizio. Gol del portiere del Maradona, del Prato che prese il gol da Lukaku e Anghissà. Al telefono ancora, pronto? Buonasera. Buonasera a te. Sono Carlo da Pianura. Ciao Walter, ciao Paolo. Ciao Carlo. Sono Silver. Ciao. Allora, volevo fare una domanda, più che una domanda, un appunto a Conte, sì. Paolo. Sì. Praticamente lui dice sempre... Noi viviamo questa cosa come è un miracolo che siamo primi in classifica dopo 9 giornate. Non mi ricordo, ma miracolo non mi sa che ha detto. No, miracolo no. Una cosa straordinaria, una cosa strepitosa e inattesa. Esatto, sono d'accordo io con Conte. Perché non ti piace? Non mi piace questa cosa perché io ricordo che quando lui era alla Juve e vinceva i campionati 20 punti sopra alle altre... in televisione, comunque dagli esperti, dicevano che praticamente per recuperare quel gap le sei sorelle dovevano comunque rifondare e fare per 4-5 anni comunque non potevano recuperare quel gap. Il Napoli nell'anno dello scudetto ha vinto con un gap molto ampio rispetto alle altre. L'anno dopo è andato sotto di 40 punti, cioè il Napoli non ne ha una differenza di 60 punti, cioè non so se... Allora, capisco il tuo ragionamento, però dico una cosa, innanzitutto quella Juve aveva un monte ingaggi, una potenza da tutti i punti di vista largamente superiore, noi dobbiamo fare grandi cose, la Juve era quasi una routine che vincesse, aveva uno strapotere tecnico, economico e altro, che non è inutile che mo ci torniamo su, e quindi c'era un'abitudine a vincere tutto l'ambiente, molto diversa come situazione, non paragonabile. Poi sul discorso che fai tu di questa oscillazione clamorosa, io mi sono andato a guardare le classifiche comparate degli anni, di solito mediamente su 17 squadre, perché 3 sono neopromosse, no? Sì. Su 17 squadre tu trovi un differenziale di meno o più intorno ai 7, 8, 9, 4, 3, è difficile che si vada in doppia cifra. Spero che quindi, mi sto spiegando bene. Sì. Il Napoli è stata un'anomalia clamorosa che ha avuto una picchiata di 40 purtroppo. E ora sarà di nuovo un'anomalia, mi auguro, con il più 30 rispetto all'anno scorso. Penso però sì. la normalità è che le squadre cambiano il loro rendimento da stagione a stagione di 5, 6, 7... Ma non di 40, quindi non lo prendiamo come buono. Però, scusami Carlo, non ho capito. A te dà fastidio... che Conte nel post partita ricordi
i fatti come stanno, cioè quando lui dice sì, straordinario, perché effettivamente, cioè tu no, ti saresti non dà fastidio, no, ti saresti aspettato dopo 10 partite di essere in testa con 7, ora 4 punti sull'Inter, cioè dopo Verona, in testa no, dopo Verona, dopo il 3-0 di Verona, il valore della squadra sicuramente non è il valore dell'anno scorso, no, non è il valore dell'anno scorso, siamo d'accordo su questo. Però effettivamente, come dice Silver, ragazzi, dopo Verona il più ottimista degli ottimisti fra noi non pensava che noi poi piazzassimo 8 vittorie e un pareggio, e uscissimo con una vittoria e con un pareggio dalle trasferte di Milano e Torino con la Juventus. Sì, cioè, questo non l'avevamo pensato nessuno di noi. Quindi adesso dobbiamo fare i complimenti e dobbiamo essere, secondo me, allineati con Conte, che non è un profilo basso, che dice: però ragazzi, noi tutte le partite le giochiamo per vincere. Però non ci mettete addosso sta pressione. Il fatto di nascondersi. Ora, aspetta, ho sentito una domanda ieri. Vieni fuori o ti allontani, o hai fatto qualche metro in più rispetto al cartello dei lavori in corso? Non risponde, è inutile, sono prima cosa, domande proprio buttate, non vi dico ma da questo punto di vista lui è impeccabile, perché mamma mia, il Parma, ragazzi, sta avendo occasioni su occasioni. Rigore per il Parma, rigore per il Parma, grande partenza del Parma, mamma mia, vediamo. Non gli ha dato il rigore, no, gli ha dato contro. Gli ha dato contro, fallo contro. Va bene, Carlo, devo salutarti. Buona serata. Grazie, grazie per aver chiamato. Voglio rivederla. Parlato. Secondo me era uscita la palla qui. Sì, uscita. Era uscita Koulibaly. Era uscita. Va bene, allora, messaggi. Tony, che ci scrive, ci sta seguendo da Perugia, buonasera, ma quanto è bello vincere una partita trasmessa su Milan Channel. Chi vuol capire capisca. No, devo dirvi, sempre con l'oggettività e l'imparzialità che ci deve contraddistinguere, che ieri a me la partita è piaciuta per come è stata anche raccontata. Lo dicevo prima a Paolo, che oggi si è fatto la chiacchierata con Stramaccioni. Mi è piaciuto Stramaccioni come ha letto la partita e come l'ha raccontata. Poi alla oggi fine, ho parlato con con lui. Tanti meriti al Milan, perché io dico che il Milan ha fatto una buona partita, che il Milan ha grandissimi giocatori, cioè ha giocatori di gamba, ha giocatori che le ha fatto una buona partita. È vero o no? Fonseca lo diceva e vedevo che non tanto lo seguivano, perché mo ce l'hanno molto con lui, chiaramente, no? I giornalisti in generale, quelli di Milano in particolare. Però io non lo so, sarà che ero felice della vittoria del Napoli, però io la conferenza io condividevo molto le cose che ha detto. Dietro un po' leggeri, Dietro sì. Nelle letture, nell'inizio. Però meglio così. Possiamo salutare pure qualche amico di YouTube, che ne sono tanti, però il Napoli ricorda Vincenzo Di Mario, ricorda un po' il Napoli di Maradona, proposta di gioco poco esaltante ma che vince grazie alle giocate di qualità. Non è che soltanto concordi, mi chiede Vincenzo da Roma, non tanto, perché a me piaceva molto come giocava il Napoli di Maradona, e è piaciuto molto anche il Napoli di Roma. Quale Napoli di Maradona? Quello di Bigon? Quello di Bigon, quello di Bianchi, che vinceva sulle qualità individuali, a parte che lì siamo qualità individuali top mondiali, quindi il paragone, però anche come gioco era anche un calcio diverso, no? Quello lì, molto diverso, proprio il calcio in generale. Sai, Paolo, il Napoli più bello di sempre. Proviamo a immaginare, proviamo a stilare la classifica. Daniela ci dice, grazie, i complimenti, la ringraziamo, e dice: grande preparazione, grande prestazione del Napoli, ho visto una squadra molto organizzata e bella da vedere in campo. Io sono d'accordo con Daniela, perché la bellezza non è necessariamente 40 passaggi è organizzazione, aggressività. Sì. Dobbiamo andare in pubblicità, ma ti chiedo al volo, e lo chiedo anche a voi che ci state seguendo, così poi nell'ultimo blocco ne parliamo. Per me il Napoli più bello di sempre, attenzione, il Napoli più bello di sempre è stato quello che perse lo scudetto con il Milan. Sì. Era devastante, era ingiocabile. Dominante. Era ingiocabile e facevano quello che volevano. Poi ebbe un calo, non si è capito che è successo. Si è capito anche che il Milan venne fuori con una progressione imperiosa. Erano dei cavalli. Erano delle belve veramente. Però io l'altro giorno ho fatto vedere il fallo di Leao su Lozano, ho postato quel rigore clamoroso che ci toglie la semifinale di dicembre. Però questa me la ricordo solo io, perdemmo 3-2, te la ricordi, no? In casa col Milan, che meritava di vincere quel giorno. Però furono fermati Giordano e Carnevale, che stavano andando soli verso il gol del 3-3, avrebbero fatto gol a porta vuota, e furono fermati Giordano e Careca, e furono fermati da un fuorigioco che poi la sera
così molto, con molta leggerezza dissero, però, non era fuori gioco. Porca miseria, abbiamo fatto uno scudetto lì, però nessuno se la ricorda, ma io me la ricordo benissimo. È una squadra fortissima quella lì. Vabbè, dobbiamo fermarci, break pubblicitario e poi ripartiamo. Eccoci qui, rientriamo in diretta. C'è una notizia che da pochissimo è resa pubblica dal Calcio Napoli sul sito internet ufficiale, a firma di Aurelio De Laurentiis, che dice: non tutti sanno che la Serie A, tramite la mutualità, contribuisce al sistema federale finanziando il calcio italiano. Infatti finanzia parte dei costi della Federcalcio, della Serie B, della Lega Pro e della Lega Dilettanti, e questo avviene con 120 milioni annui, pari al 10% di tutti i suoi introiti dai diritti audiovisivi. Inoltre la Serie A paga oltre il 60% delle entrate fiscali che lo Stato incassa dallo sport. Proprio per quanto sopra, il vicepresidente della Camera, onorevole Mulè, con un emendamento legislativo impone una maggiore rappresentatività nella Serie A rispetto al passato, ed è per questo che quest'ultima richiede una autonomia piena per le decisioni relative a tutto ciò che la riguarda. Qui gravina, quindi un chiarimento da parte del Presidente, non c'entra nulla, ma c'entrano le istituzioni. Leggo su alcuni organi di stampa di un mio rapporto conflittuale con il Presidente della FIGC, nulla di più falso, io lotto per ottenere una Serie A florida e senza debiti a beneficio di tutto il sistema. Questo è vero, questo De Laurentiis lo fa ovviamente con un tornaconto personale, però lo fa anche proprio per migliorare la condizione sua del Napoli, ma anche la condizione generale del calcio italiano. Molte volte non mi sfugge il motivo, non è seguitissimo. Io una volta gliela feci proprio una domanda su questo tema, poi la risposta fu un po' una digressione, come fa spesso lui. Di una buona mezz'oretta, no? Sì, non proprio, la mia domanda era secca, ma come mai in Lega non trovi tanti alleati per queste due battaglie? Poi la risposta fu un po' vaga, però io me lo chiedo ancora. Poi ci saranno dei motivi, giochi di interesse. Per esempio la volta scorsa abbiamo dovuto leggere una cosa veramente comica, no? Scritta da alcuni organi di stampa, diciamo, forse filo milanisti, immagino, che hanno detto che chi si era opposto era il consigliere della Lega Lotito al fatto di Bologna, sì, Milan si era opposto perché è amico di De Laurentiis. Ragazzi, quel così facciamo ridere, onestamente. Al telefono, pronto? Salve, buonasera. Buonasera. Sono Vincenzo da Melito. Ciao Vincenzo, vai. Allora, prima cosa volevo congratularmi con tutti e due, perché siete veramente, per me che sono un aspirante giornalista, siete un punto di riferimento. Grazie. Un punto di riferimento assoluto, ma come libertà di pensiero e anche come competenza, poi chiaramente. Grazie di cuore. Grazie. Io volevo fare una parte, ricordare Maradona e i suoi 64 anni oggi, però volevo fare una cosa, cioè volevo fare una domanda. Si parla spesso in questa, diciamo, perenne contrapposizione tra gli anti-aureliani e gli aureliani, chiamiamoli così. Che pure non si porta più tanto sta cosa. Che poi non si porta più tanto, fondamentalmente. Si dice praticamente che Conte abbia ereditato le macerie. Naturalmente, perché comunque veniamo da un decimo posto, quindi magari il termine è più o meno pure azzeccato. Ma la domanda che volevo fare a voi è questa: è vero secondo voi questo tipo, cioè questo concetto così, come dire, duro, oppure no, nel senso che comunque il Napoli è una squadra che due anni fa ha vinto comunque un campionato e in generale negli ultimi 15 anni, 10 anni, 11 anni, cioè, quello è quello, però io penso che conta un po' quello più recente, cioè conta un po' più il decimo posto, lo scudetto era sembra vicino ma è un po' lontano, perché sono passati due anni ed è passata una stagione disastrosa che ha portato a molti calciatori importanti che avevano voglia assolutamente di andare via da Napoli. E in questo senso, al di là del discorso tattico, tecnico, c'era un discorso, una situazione mentale, che era mentalmente c'era una situazione da macerie mentalmente, cioè giocatori che volevano andare via, giocatori che restavano perché non avevano altre offerte, ma pure loro avrebbero preferito andare via. In questo senso forse si utilizza questo termine un po' forte. Ok, va bene, no, era una domanda, perché è un quesito che mi assilla da no da me. Perché giustamente tu dici se la domanda è relativa macerie perché i giocatori erano scarsi, no, sono d'accordo con te, perché non è che erano diventati scarsi improvvisamente,
però era molto difficile. Ma la cosa più vicina era il tracollo dello scorso anno. Era molto difficile riattivarli così. Certo. E io ho sempre detto, questa cosa spesso qualcuno me la ricorda, dice, io ho sempre detto bisogna cambiare molto l'anno scorso, no? Però aggiungevo poi, quando è cominciato a venire fuori il nome di Conte, forse Conte è l'unica possibilità per rivitalizzare... Per non fare la rivoluzione. Esatto, per evitare che la rivoluzione in colpo solo era difficile. Che poi, se vogliamo, ci sta il riferimento alle macerie, perché le ha trovate. C'è ed è indubbia la qualità che era del gruppo, ma di 2 anni prima, quindi bisognava capire quante motivazioni, quanto forti erano le motivazioni per ritornare a quei livelli. E ci sta un altro aspetto, che si è fatto pulizia, ma di tutto il mercato dello scorso anno. Cioè è stato bocciato totalmente il progetto. Infatti se parli degli 11 è un discorso, ma se parli dei 22 la squadra è cambiata più del 50%. Ragazzi, sì, è rivoluzionata, se guardiamo la rosa completa è abbastanza rivoluzionata. E poi chiaramente tutto questo sono d'accordo, nel senso che è stato comunque propedeutico a una spesa enorme sul mercato, oltre a quella dell'allenatore, chiaramente, perché poi si è pensato poi ad andare a colmare il gap ruolo per ruolo. Vincenzo, noi ti ringraziamo molto e ti facciamo un grosso in bocca al lupo che tu possa realizzare sogni e aspirazioni. Grazie di cuore e buon lavoro. Grazie, un abbraccio forte. È un Parma dominante a Torino, poco fa ha avuto un'occasione per il raddoppio, grossa come una casa. E sta giocando molto bene, con autorità, autorevolezza, la squadra. Ricordo di primo tempo a Napoli pure fecero una prestazione straordinaria, che devo dire, speriamo tengano. Ah no, questo volevo chiederti prima di salutarci, perché è passato sotto traccia un telespettatore, ha detto a Milano li ho visti come invece non erano stati a Torino, dove mi erano sembrati si fossero accontentati con la Juve. E ragazzi, è vero, non erava, però quella partita era, Lukaku era arrivato da 3 giorni, McTominay da un'ora, cioè era la prima da McTominay titolare, sto esagerando, no, per dire, adesso è passato un po' di tempo, i giocatori si incominciano a conoscere meglio tra di loro. Poi abbiamo fatto gol la seconda, non la prima, perché la prima Caraschelli il tiro se l'è visto fermare da Lukaku. Abbiamo fatto quella, la seconda azione cambia un po' tutto. Sai, tatticamente, mentalmente. Ho pensato a Kvara contro il Milan, che sbagliò il gol all'inizio della... era la Champions, sì, mamma mia, lì poteva cambiare tutto. Vabbè. Paolo, siamo in chiusura, grazie come sempre. Ciao Silvia, ci grazie. Vediamo domani. Domani, sì. Grazie a voi per averci seguito e ai colleghi che hanno curato la parte tecnica, e domani aggiungeremo il resto. Buon proseguimento di serata.